segretaria, diciamo tutto bene, segretario o presidente? Presidente dell'Associazione Ambiente e Territorio Eurvallerano, stiamo parlando dell'impianto che è stato inserito in questa realtà residenziale a tutti gli effetti. Allora, io voglio lanciare una provocazione. Responsabilità politiche ce ne sono e come, insomma, no? Beh, diciamo quali sono state le posizioni dei politici e delle istituzioni locali dopo Sì. aver parlato delle motivazioni per cui i cittadini si oppongono Sì. all'impianto. A questo punto dobbiamo ricordare una mozione del nono municipio e una mozione dell'Assemblea Capitolina, che hanno espresso una ferma opposizione a questo impianto, all'unanimità. Ma la All'unanimità. regione invece cosa ha detto? La regione ha emanato il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e Dicendo che era recentemente, che andava bene. sì, certo, Quindi altrimenti non si. Zingaretti ha detto che andava bene. Beh, Mi assumo io la responsabilità, eh. l'ufficio, comunque Quindi noi. Zingaretti, che è il presidente della Regione Lazio, anche segretario del PD, ha detto che va bene. Quindi, insomma, Comunque è un noi. nome che questo ce lo dobbiamo ricordare bene, insomma. Noi abbiamo naturalmente per risolvere il problema, l'unico modo per superare questa situazione è ottenere la revoca La dalla regione. revoca, Infatti ci esatto. siamo rivolti al presidente Zingaretti proprio per ottenere la revoca. La vedo difficile, se già da, se aveva, la vedo, ma io la voglio provocare, perché cioè, lui ha detto di sì, adesso che deve rimangiarsi quel sì per dire no, insomma, Ma sa, tutti tutto è possiamo possibile, sbagliare. tutto è Tutti possiamo, possibile. tenga conto che le istituzioni locali hanno detto di no, Hanno, hanno detto esatto, quindi non solo certo. i cittadini, ma anche le istituzioni locali hanno Allora, riconosciuto che questo è un Presidente, provvedimento è un che problema. non tutela i cittadini, anzi No, danneggia i danneggia. cittadini. Allora, Perfetto. Presidente, siccome non è la prima e l'ultima occasione che abbiamo qui per poter parlare di questo problema, ma vediamo come organizzarci e ritrovarci qui, poi vedete voi lì in casa chi vorrà venire insieme a voi per Certo. parlare qui in radio e continuare su questa questione che è estremamente importante proprio perché è attraverso voi che possiamo dare voce ai cittadini. Allora, noi ci dobbiamo lasciare. E in questo momento, quindi chiudiamo questa parentesi importante, ma come ho detto poco fa, la riapriremo, vediamo quando, mettendoci di nuovo d'accordo con Claudio e con Isabella Monteleone, che le ringrazio per essere stati qui. Siamo E noi qui, che per ringraziamo voi per averci data carità, voce, è una cosa molto è importante. un Grazie. argomento estremamente importante, quindi veramente risentiamoci a strettissimo giro. Allora, apriamo adesso, quindi chiudiamo questo focus e apriamo questo il tema che è quello importante nostro della serata, proprio sulle mille facce dell'amore, lo faccio insieme anche alla mia amica Deborah, che è qui. Deborah, se vuoi salutare non soltanto il sottoscritto, ma anche gli amici che ci seguono. Ciao a tutti. Eccoci a tutti, è un po' intimidita, però devi sempre avvicinarti quando si parla. Ok. E allora, l'argomento di questa sera si parla delle agenzie per i single. Per quale motivo?